Bye.
Buongiorno, vediamo insieme la situazione del tempo di oggi. Iniziamo dalle temperature minime in Italia. Aosta 6, Cuneo 13, Bolzano 11, Trieste, Venezia e Milano 15, Torino 11, Genova 18, Imperia 21, Bologna 16, Firenze 19, Ancona 18, Perugia 16, L'Aquila 12, Pescara e Roma 17, Campobasso 16, Bari 14, Napoli 18, Potenza 14, Taranto 17, Reggio Calabria 20, Palermo 23, Cagliari 19. Ed ora le minime all'estero. Stoccolma 7, Mosca meno 5, Berlino 7, Varsavia 9, Londra 11, Bruxelles 8, Parigi e Ginevra 6, Vienna 11, Belgrado 9, Malta 21, Atene 18, Madrid 6, Istanbul 15, Bucarest 5, Tunisi 19. La situazione sul Mediterraneo centrale: si è stabilita un'area di bassa pressione con circolazione di aria umida e instabile. Ed ora il tempo previsto fino alla mezzanotte di oggi. Sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna molto, molto nuvoloso coperto con piogge diffuse e rovesci temporaleschi. I fenomeni saranno più frequenti sul settore nord-orientale e sulle zone interne peninsulari. Sulle altre regioni generalmente nuvoloso con nuvolosità in graduale intensificazione ad iniziare da ovest e possibilità di piogge e rovesci. Dalla tarda mattinata si verificherà un miglioramento sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta con ampie schiarite in estensione successiva alla Sardegna e all'alto e medio versante tirrenico. Dopo il tramonto, formazione di foschie sulla Val Padana centro-occidentale e sulla Val d'Arno. La temperatura sarà in diminuzione più sensibile al nord e al centro. I venti moderati intorno al nord sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna, con rinforzi da nord-est sulle Venezie e sulla Liguria e da nord-ovest sull'isola. Moderati meridionali sulle altre regioni, tendenti a provenire da est e nord-est su quelle centrali. Infine, i mari. Da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e il mare di Sardegna. Generalmente mossi gli altri mari. È tutto, grazie dell'ascolto e buona giornata. Buonasera, i programmi della serata. Tra poco, Due vecchi bambini, dodicesima e ultima puntata di Laurel e Hardy, due teste senza cervello. Alle 22.15, in diretta dal Palazzo dei Congressi di Riva del Garda, seconda serata della 21esima mostra internazionale di musica leggera. A 00:30, per Schede Cinema, i circoli del cinema, dal 1945 a oggi. Su Rai 2, prima puntata di Verdi, con Ronald Pickup e Carla Fracci. Alle 22.20, per la serie Bert Angelo Superstar, il telefilm Una pistola giapponese. Alle 23.10, Cronaca, rubrica realizzata con i protagonisti della realtà sociale. Che cos'è la democrazia? Al termine del TG2 stanotte, in collegamento con Luca, trasmetteremo la telecronaca dell'incontro di pugilato Marco Gallo-Giuseppe Lavite, valevole per il titolo italiano dei pesi superpiuma. Su Rai 3, dall'Auditorium Pedrotti di Pesaro, il dramma giocoso Viaggio a Reims di Gioacchino Rossini, direttore Claudio Abbado. Alle 23.50, La Gatta, liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Alcide Paolini. Trasmettiamo ora Laurel e Hardy, la vita e l'opera della coppia più comica del mondo, dodicesima ed ultima puntata, Due vecchi bambini.